facendo un video, quindi stiamo facendo, battendo due uova, quante uova sono? Quattro. Quattro uova per fare le mazza d'amburo in banete. Andiamo a vedere mazza d'amburo. Ok, adesso c'è la preparazione. Non so come facevi intero. Sapevo che facevi No, come faccio intero? intero. Ok, adesso viene impanato nell'uovetto, nell'ovetto. Ma dopo magnate, c'è del coraggio? Io sì, opponi. E cazzo di verdi. Sì, ma non dica parolacce però, eh. Faccia la persona seria. Adesso vanno impanati. Una volta ho mangiato, mi ricordi che stavano di sotto, stavano, e io l'ho scambiati per una fettina. Sì, no, non erano questi. Mentre mangiavo, ah no, non è rimasta d'amburo, mentre mangiavo dicevo, mazza com'è strana sta fettina. No, no. Cascato uno in Sì, corso. insomma, amore accorto, mi ricordo, l'amore accorti, sopra Agnova, io e Luciano. Poi l'hanno portati qui, l'hanno portati, poi dopo, così, voi l'avete fritti, io me ne sono accorto, ho visto tutta sta roba fritta, ho pensato che erano le fettine panate, ho preso, non ho mangiato uno, ho fatto... Mentre la mangiavo sono buona, però c'ha un sapore strano sta fettina panata. Buh. Dopo quando mi sono accorto che era il coso, il mazza d'amburo mortacci, ma l'hai fatto mangiare il fungo, manco... avete rischiato di uccidermi. Vedi la cola che ti fa? Rischiato... No, ti ricordi quando ti sei mangiate le manine? Sì. Una volta mi sono mangiate le manine, sono andato in cagarella tutta la notte, anzi siamo nati tutti in cagarella Sei la notte. papà, io no. Io ci sono C'era cascata. la fila al bagno. Ok, hanno messo a friggere i funghi. Li stiamo facendo fritti dorati, panati e poi fritti dorati, così si dice? Vabbè. Vi racconto un episodio una volta che mi ha detto connessione non raggiungibile, vabbè, il telefonino sta a dire stronzate. Una volta stavo a giocare a pallone, sono tornato, c'avevo una sete, porco giù, apro il frigorifero, c'era una bottiglia d'acqua gelata. Mi sono attaccata alla bottiglia mentre bevo, sentivo una puzza d'uovo sodo. Facevo, ma che cazzo è? Ma sentite sta cazzo di puzza d'uovo sodo? E continuavo a bere, fino a fatto. Sono andato alla bottiglia, non era l'acqua quella puzzolente di Cotiglia. Porca madonna, scatto, chi cazzo ci ha messa sta bottiglia dentro al frigorifero? Ci aveva messa Carlo e rideva, ria, quella è la bottiglia mia. Oh, sono stato per 3 giorni, facevo buah, buah. Per 3 giorni non riuscivo a respirare. Sentivo sempre la puzza e mi ritornava su, mamma mia. E comunque sembrano buoni, a vederli sembrano buoni, oh, mamma mia, belli poi. Guardate in fondo ci sono altri funghi, sono gli ovuli, quelli aperti adesso. Li abbiamo trovati al lago di Vico, quello che ogni anno si fa un amico. Ecco qua, terminata la cottura, adesso l'hanno messa sullo scotch, se così si assorbe l'olio. Adesso andiamo all'assaggio, perché c'è la nostra assaggiatrice, detta, o massaggiatrice, come prepara a voi, che farà l'assaggino. Quindi, perfetto. Dopo l'assaggio, E mo' ricopro. e mo' li copri, così assorbe bene l'olio. Perfetto. Allora, ecco qua, abbiamo Eva che assaggia il famoso fungo fatto da Sonia. Mazza di tamburo fritta dorata, com'è? L'odore si sente. Se non la vedete entro un paio di giorni vuol dire che il fungo ha fatto effetto. Perfetto. Ottimi. Sono buoni? Io Buoni proprio buoni. non mi fido e quindi riprendo solo. Sembra proprio una fettina Si è panata. morto mai Ecco nessuno. perché mi ha fregata l'altra volta, che è proprio uguale identica Si è proprio una a fettina panata. una fettina panata. Buona. Buoni proprio. Non te ci fa il panino? Sì. Levo le Ah, per fare la misura di pane. ali. Poi la prendo, La prendi. butto in mezzo al pane, ci mettevo un altro pezzo sopra e poi te magna. Sto cavolo. Questa fa venire voglia, però me devo mantenere, trattenere. No, 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 Assaggia. no, 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 mi fido per niente, guarda. Ah, una volta devi Dietro morire. abbiamo pure la pubblicità del Dixan, eh. Una volta devi morire qua, eh. Vabbè, ma moro quando devo morire, no, vado a cercare. Io moro proprio qua.